maestri del lavoro. Il prefetto di Siracusa, dottor Gradone, ha detto che non ci sono le parole in questo momento di crisi, ricordando Tullio De Mauro, il linguista siciliano. Ma è terribilmente drammatico questo momento, in questo momento in cui noi celebriamo però i maestri del lavoro, cioè le persone che hanno dato il loro apporto, il loro contributo, mentre i giovani, come ha ricordato lei, si sentono privi del futuro. No, il momento a mio avviso è difficilissimo, ma questo ormai trova un'unanime consapevolezza in tutti gli italiani, no? Io credo però che il pessimismo che oggi sta così veramente colpendo tutte le coscienze non abbia ragione d'essere. L'Italia, gli italiani possono ritrovare la forza per uscire da questa situazione di difficoltà. L'ha già dimostrato nella sua storia. Ecco, lei ricordava il passato. Già l'ha dimostrato, quindi se, ecco, qui si è avuta una dimostrazione, i maestri del lavoro ce l'hanno fatta, hanno dato prova concreta che abbiamo energie, abbiamo risorse, abbiamo cultura, no? Abbiamo valori che ci consentono di tirarci fuori da una situazione così difficile. È chiaro che questo presuppone che il paese ritrovi la possibilità di una guida salda, di una guida affidabile, perché io credo che oggi quello che manca di più è la fiducia. Occorre che tutti recuperiamo fiducia nelle istituzioni, nella politica, nel governo, nel Parlamento, e più in generale la fiducia anche l'uno verso l'altro, fidarci come cittadini l'uno dell'altro. E a Siracusa quest'anno abbiamo avuto tantissime prove che questo si può fare. Le prove lei intende di solidarietà verso per esempio i migranti? Lei ricordava che siamo passati da 1000 del 2012 a 15.000 nel 2013, quindi una prova notevolissima dello sforzo organizzativo e appunto diceva anche lei di solidarietà. Però una domanda, mi scusi, c'è gente che si domanda, ma noi possiamo mantenere tutti questi migranti? Ecco la domanda, e molti dicono, ma loro forse hanno più possibilità anche del ricovero. C'è gente invece, italiani che rimangono appiedati, in macchina addirittura, gente che dorme in macchina. Cioè c'è una sorta di rigurgito di razzismo secondo lei, noi che siamo stati sempre migranti? No, io no, questo non lo vedo. Io credo però che lei abbia ragione nel dire che questo sforzo non lo possiamo compiere da soli, non lo possiamo compiere solo come italiani. Certamente noi stiamo facendo fronte al nostro compito in maniera, a mio avviso, straordinaria, no? La gente di questa terra ha dato una dimostrazione di generosità, di umanità, ma io dico di più, anche di capacità proprio operativa, di fare. Perché non è facile far fronte a un compito così complesso e difficile, però certamente l'Italia da sola non può farsi carico di un problema che richiede anche poi la capacità di dare prospettive di futuro, ecco, anche a questi migranti che raggiungono le nostre coste. Va bene, e questo allora non è uno sforzo che possiamo fare. Un augurio al prefetto di Siracusa di Natale, ovviamente, di inizio d'anno. Che sia a questo punto, normalmente, diceva Leopardi, può essere migliore del famoso dialogo di almanacchi e passeggeri, venditore cioè di almanacchi, no? Ma noi dobbiamo sempre augurarci che sia migliore. Ah, ma come in tutte le cose della vita, l'esperienza di quest'anno ci aiuterà sicuramente a fronteggiare un eventuale ritorno di un fenomeno di queste proporzioni, ad affrontarlo in maniera sicuramente più serena. Abbiamo imparato tante cose, non sapevamo fare tante cose, ma in futuro sicuramente l'esperienza di quest'anno ci consentirà di far fronte in maniera più agevole. Grazie al prefetto, così sempre disponibile per questi colloqui, grazie. Grazie, auguri. Grazie. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.